Duro colpo alla cosca mafiosa di San Cataldo. La polizia sgomina un clan dedito anche alla prostituzione minorile con giro di squillo dalla Romania. Arrestate complessivamente 18 persone. Sul mancato pagamento degli stipendi per il mese di febbraio agli impiegati comunali di Racalmuto interviene il sindaco Emilio Messana. Anche i cittadini della vicina Palma di Montechiaro si oppongono alla chiusura del punto nascite dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. La Folgore Castelvetrano, da grande squadra, vince in rimonta ad Aragona e blinda il secondo posto del girone A di promozione. Domenica prossima riceve la Libertas Racalmuto, che domani gioca in Coppa Italia contro l'Atletico Catania. Bentrovati al telegiornale di Studio 98 di oggi, che apriamo con la cronaca. Un'operazione della Polizia di Stato coordinata dalla DDA di Caltanissetta ha smantellato i vertici mafiosi della storica famiglia di San Cataldo. Sono state arrestate 18 persone, compreso il reggente, per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e prostituzione anche minorile. Ed è proprio questa la novità di questa operazione, denominata in codice Keliron. Quest'ultima era stata realizzata con la complicità di una coppia di romeni irreperibili. È un business che Cosa Nostra siciliana in passato si è sempre rifiutata di gestire, ritenendolo infamante. Vediamo il servizio. Una vasta operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla DDA di Caltanissetta ha smantellato i vertici mafiosi della famiglia di San Cataldo, una delle cosche storiche del Nisseno. Gli investigatori hanno arrestato complessivamente 18 persone, compreso l'attuale reggente del mandamento, con l'accusa di associazione mafiosa aggravata dall'essere armata, traffico di stupefacenti, prostituzione anche minorile, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Le indagini, condotte anche con l'ausilio di intercettazioni, hanno consentito di ricostruire il traffico di stupefacenti, eroina e cocaina gestito dalla cosca, che serviva anche per mantenere le famiglie degli affiliati detenuti. La novità riguarda invece un giro di prostituzione anche minorile che alcuni componenti del clan avrebbero organizzato con la complicità di una coppia di romeni che risultano ancora ricercati. Finiti in cella anche altri presunti boss gregari. Il clan, secondo i magistrati, avrebbe gestito il traffico di cocaina e la prostituzione minorile, un giro affidato ad alcuni romeni che si sarebbero occupati della tratta delle donne, tra cui alcune minorenni prelevate dalla Romania e portate in Italia per essere sfruttate. Secondo le indagini, i due avrebbero reperito nel loro paese ragazze giovanissime che venivano poi fatte prostituire in alcune case d'appuntamenti del Nisseno. Un business, quello della prostituzione, che Cosa Nostra siciliana in passato si è sempre rifiutata di gestire, ritenendolo infamante. 13 persone sono finite in carcere, mentre per altri 7 indagati sono stati disposti domiciliari. L'inchiesta è stata denominata in codice Keliron. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa aggravata dall'uso di armi ed estorsione. L'inchiesta è un'appendice del Blitz Tridentes. Roberto Helg, presidente della Camera di Commercio e vicepresidente della GESAP, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo, è stato arrestato ieri mentre intascava una tangente di 100.000 euro da un ristoratore affittuario di uno spazio dell'aeroporto, che si era rivolto a lui per la proroga del contratto. Il ristoratore si era rivolto a Helg per ottenere condizioni favorevoli sulla proroga triennale del contratto d'affitto. La richiesta e la consegna del denaro sono state integralmente monitorate dalla polizia giudiziaria. L'accusa per Helg è di estorsione aggravata,
ha prospettato al commerciante le difficoltà dell'operazione di rinnovo se non supportata dal suo intervento e dal pagamento di 50.000 euro in contanti e di 10.000 euro al mese per 5 mesi, con il contestuale rilascio come garanzia dell'impegno d'un assegno in bianco del residuo importo di 50.000 euro. Al sopraggiungere della polizia giudiziaria nella stanza di Elg, attorno alle 17 di ieri, il presidente della Camera di Commercio aveva già ricevuto e messo in tasca l'assegno. Sulla sua scrivania c'era anche una busta con 30.000 euro in contanti. Interrogato dai magistrati della Procura, Helga ha fatto ammissioni sulle quali sono in corso indagini. Una serie di furti da parte di ignoti sono stati compiuti nei giorni scorsi in 7 abitazioni diverse a Racalmuto, ad essere visitate dai ladri abitazioni di campagna, ma non solo. Da alcune delle dimore, per lo più estive, sono stati portati via elettrodomestici. Indagini sono state avviate dalla locale stazione dei carabinieri per cercare di risalire all'autore o agli autori dei furti. In tutto è stato accertato, come dicevamo, che si tratta di 7 furti e gli immobili interessati si trovano in contrada Bovo, contrada Garamoli e Rocca Rossa. I medici dell'ospedale di Agrigento hanno firmato le dimissioni di Veronica Panarello, ricoverata dopo aver sbattuto la testa in cella a seguito di uno svenimento. La donna, trasferita adesso in carcere, è stata sottoposta a più esami clinici, comprese 2 TAC che hanno escluso danni o patologie che richiedano il ricovero in ospedale. Pertanto i medici l'hanno dimessa. Intervento del sindaco di Racalmuto Emilio Messana sul mancato pagamento dello stipendio del mese di febbraio agli impiegati comunali. Vediamo i servizi. Il sindaco di Racalmuto Emilio Messana replica al servizio di ieri al TG98 sul mancato pagamento dello stipendio del mese di febbraio agli impiegati comunali. I nostri dipendenti, scrive Messana, non hanno ricevuto lo stipendio del mese di febbraio. Non ci sono soldi in cassa a sufficienza, non perché li abbiamo sciupati, bensì abbiamo anticipato somme che non ci sono state puntualmente restituite. C'è un decreto che assegna al comune di Racalmuto 400.000 euro del contributo regionale dovuto per l'anno 2014. È firmato e pubblicato, ma i soldi non arrivano. Come non arrivano 700.000 euro di finanziamento regionale dovuto per gli stipendi dei lavoratori contrattisti sempre dell'anno 2014. È in atto una profonda riorganizzazione del sistema di finanziamento degli enti locali. Lo Stato riduce progressivamente i trasferimenti. Gli unici che venivano erogati con una certa puntualità, che vengono colmati con le tasse locali, i comuni sono così in balia della crisi economica che impedisce alle famiglie e alle imprese di poter onorare puntualmente le scadenze fiscali e dei tempi incerti della regione siciliana. Inoltre sui comuni gravano le spese dei servizi sociali che per legge dovrebbero essere a carico della regione siciliana: ricoveri, trasporto alunni pendolari, assistenza minori italiani e stranieri, ma che lo sono soltanto sulla carta, perché negli anni la compartecipazione regionale si è radicalmente ridotta o gli accrediti avvengono con anni di ritardo. Si pensi che per i minori stranieri non accompagnati nell'anno 2014, peraltro assegnati dalla questura e poi dal giudice tutelare, sol perché qui si trova una struttura d'accoglienza e non perché i minori si trovassero nel nostro territorio, il comune di Racalmuto ha affrontato costi per circa 70.000 euro a fronte di un contributo di circa 20.000 euro. Questo sistema non può reggere e rischia di vanificare gli sforzi compiuti dalla nostra comunità per scongiurare il dissesto finanziario. Il comune è stato in questi anni centro di spesa di servizi statali e regionali coperti con il meccanismo dei trasferimenti. Se questi trasferimenti diminuiscono, ritardano, divengono assolutamente incerti l'erogazione dei servizi, apre voragini finanziarie
produce contenziosi dai costi altissimi che minano sempre più gli equilibri di bilancio. Va ripensato anche il meccanismo di pagamento del costo dei rifiuti, che non può essere anticipato con fondi propri dal comune, e prevedere un sistema di pagamento con bollette bimestrali o trimestrali, come per i servizi a rete, luce, acqua e gas. La stragrande maggioranza dei nostri dipendenti vive di stipendio ed è un dovere, prima etico e poi giuridico, onorare alla scadenza il pagamento. Chiederò, conclude Messana, un incontro con il prefetto e il governo regionale, ai quali rappresenterò la insopportabile gravità di questa situazione. Al più presto ci siano liquidati i soldi che ci spettano per consentirci di poter garantire le funzioni essenziali ai nostri cittadini. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Livorno, competente per territorio, ha rinviato a giudizio l'imprenditore agrigentino Massimo Vella, 44 anni, perché è accusato di stalking a danno dell'ex fidanzata, una modella di 29 anni, di Livorno. La prima udienza dibattimentale è in calendario il prossimo 9 ottobre, innanzi al giudice monocratico. Lo scorso 17 febbraio, accogliendo le istanze del difensore, l'avvocato Daniele Re, il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari a favore dell'imputato. Si avvia a soluzione, almeno coltivando ottimismo, la questione crisi finanziaria e rischio chiusura dell'Università di Agrigento. Nel corso di una riunione tra i classici organi competenti, che si è svolta a Palermo in presenza dell'assessore regionale alla formazione Mariella Lobello, sarebbe stato ipotizzato di accantonare la soluzione della erogazione di un fondo per tamponare il recesso dell'ex provincia di Agrigento, perché ciò provocherebbe dei problemi contabili alla stessa ex provincia. Dunque si intenderebbe ridurre alcune spese dell'ex provincia al fine così di ricavare la quota circa 800.000 euro che ogni anno l'ex provincia ha versato al polo universitario di Agrigento per il sostegno all'anno accademico. Nel frattempo prosegue l'occupazione dell'Università di Agrigento da parte degli studenti e si meditano anche delle manifestazioni in piazza. Infatti gli studenti hanno deciso di svolgere la manifestazione alle ore 10 di giovedì prossimo, 5 marzo, raduno al quadrivio Spinasante, e poi si marcerà verso la sede della ex provincia regionale di Agrigento in piazzale Aldo Moro. La manifestazione è rivolta a tutta la cittadinanza e tutti potranno parteciparvi, essendo comune l'interesse al mantenimento dell'Università d'Agrigento. Gli studenti che proseguono l'occupazione nonostante le rassicurazioni dell'assessore regionale Mariella Lobello. Adesso ci fermiamo, diamo la linea alla regia per la pubblicità. Tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Anche i cittadini della vicina Palma di Montechiaro si oppongono alla chiusura del punto nascite dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. Servizio. Il punto nascite, un argomento scottante, molto discusso non solo a Licata ma anche a Palma di Montechiaro, di un'importanza rilevante. Che cosa ne pensate? Sì, il punto nascite di Licata, praticamente, come abbiamo detto l'anno scorso nelle battaglie che abbiamo fatto affinché non si chiudesse, e abbiamo detto che è un punto di riferimento non solo per i licatesi ma anche per tutto l'Indre, per i palmesi, per i levanzani. Abbiamo pure detto che bisogna non solo non chiuderlo, ma bisogna potenziarlo, perché l'ospedale di Licata è un ospedale, il punto nascite di Licata è un punto fondamentale e strategico per noi. Basti pensare che chiudere questo ospedale, questo punto nascite, significherebbe per gli italiani palmesi, ma anche per i licatesi e ravanosani, fare tantissima distanza per percorrere qualora ci fosse un'urgenza per andare a recuperare, diciamo, la moglie che ha problemi. Ma noi l'abbiamo detto l'altra volta, sono stato personalmente io nell'incontro che è stato fatto a Licata, dove Licata, l'ospedale di Licata, questo reparto ha bisogno di essere potenziato anche con un reparto di terapia intensiva neonatale, perché è fondamentale. Nel 2015 siamo alla soglia del 2020 e ancora si parla di chiudere, ma come? Io ritengo che questa politica regionale è una politica fallimentare, l'ha dimostrato di essere fallimentare nella gestione dei rifiuti, nella gestione dell'acqua, nella gestione della scuola. Recentemente noi di Palma siamo stati penalizzati perché la Sorella Bella ha deciso di non farci aprire praticamente la lezione distaccata dell'alberghiero, e ora arriva questa batosta a tutto l'interno, perché
Licata e Palma ormai sono la stessa cosa, di dover chiudere un punto di riferimento non solo per il Licatese ma anche per tutta la nostra cittadina e anche nei limitrofi, diciamo. Ci sono delle azioni che intenderete portare avanti per far sì che comunque qualcosa di salvabile possa essere salvato? La politica in questi momenti ha un ruolo fondamentale. Oggi Licata non è governata politicamente e me ne vuole, perché l'assenza della politica non si riesce a interloquire. Oggi noi ragioniamo con la dottoressa Brandara, che rappresenta un po' il governo regionale. L'abbiamo visto l'azione fatta per quanto riguarda l'acqua, ma lo stiamo vedendo anche oggi che il governo regionale decide di chiudere. Io ritengo che bisogna andare a fare un'azione di protesta a livello centrale, a livello regionale, andando a trovare direttamente il presidente della regione a vedere questa posizione, perché non si taglia la possibilità di far nascere solo all'Italia, si taglia la possibilità di far nascere in sicurezza la gente all'interno del proprio territorio. Ed è vero, come dicevo, che Licata all'interno del territorio nascono pochi bimbi e quindi potrebbe essere un modo di non garantire quella sicurezza necessaria alla mamma, però bisogna capire che se si potenziasse sostanzialmente l'ospedale, il reparto con un reparto di terapia intensiva neonatale quantomeno si darebbe la possibilità ai cittadini di vivere e di nascere all'Italia. La politica, Agrigento e le amministrative, sono stati resi noti i nomi dei candidati della coalizione Agrigento 2020. Si tratta di Silvio Alessi, Lista Civica, Epifanio Bellini, Partito Democratico, Piero Marchetta per PDR Voce Siciliana e Peppe Vita, Lista Civica. Il voto è in calendario il prossimo 22 marzo. I quattro candidati della coalizione hanno apposto le firme sulla loro candidatura innanzi al Comitato dei Garanti per le primarie, costituito da Domenico Ferraro del PD, Salvatore Cinquemani di Sicilia Democratica, William Giacalone del PDR, Paola Antinoro, Voce Siciliana e Pasquale Danile, Patto per il Territorio. Il Comitato dei Garanti, oltre a verificare la compatibilità dei candidati secondo il codice etico delle primarie, avrà il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni di voto. E il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Lauricella non condivide la logica delle primarie della coalizione Agrigento 2020 in occasione delle amministrative di maggio ad Agrigento. Lauricella afferma: non condivido la logica aberrante con la quale si vogliono espletare le primarie ad Agrigento. Le primarie sono nate ed hanno sempre avuto corso al fine di scegliere un candidato nell'ambito del centrosinistra. Vorrei capire qual è la logica di primarie che vedono il candidato del Partito Democratico segretario cittadino del PD insieme ai candidati del centrodestra. Per quanto ci riguarda, questo tipo di primarie in assenza di candidati ulteriori nell'ambito del centrosinistra non si dovrebbero espletare, atteso che il Partito Democratico ed evidentemente il centrosinistra hanno già designato il candidato a sindaco, il segretario Epifanio Bellini. Chi sostiene anche dentro il PD la logica della marmellata ha già probabilmente deciso di sostenere candidature diverse e fuori dal Partito Democratico. Per quanto mi riguarda, l'unico e legittimo candidato per il PD e il centrosinistra è Epifanio Bellini. La 640 Agrigento Caltanissetta è provvisoriamente chiusa al traffico dal chilometro 11,300 a causa di uno smottamento a seguito del maltempo dei giorni scorsi. Al momento è chiusa la rampa di collegamento con la statale 122. Domani sono previsti interventi urgenti già programmati dall'ANAS per il ripristino del tratto stradale. A Lampedusa è stato rinforzato il presidio pediatrico, i particolari in questa intervista. Lampedusa, l'ASP ha rinforzato alcuni servizi, naturalmente in vista anche del miglioramento del tempo, ma l'attenzione ai bambini, visto che arrivano tanti piccoli con i barconi. Siamo stati alcuni giorni a Lampedusa assieme alla direzione strategica per cercare di potenziare l'assistenza pediatrica a Lampedusa, dove attualmente c'è soltanto un pediatra di libera scelta. Abbiamo provato, a giorni arriverà una nuova unità di dirigente medico pediatra che starà stabilmente a Lampedusa per poter dare una continuità assistenziale ai bambini sia ai lampedusani che eventualmente che arrivano con i migranti, assieme ai migranti.
Ad Agrigento si sono svolte le elezioni del Consiglio di Amministrazione del Collegio dei Probiviri della Secolare Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso di Agrigento, fondata il 10 gennaio 1591 nell'omonima sede del coretto della cattedrale, diretta dal superiore Andrea Papia e dal direttore spirituale Don Giuseppe Pontillo. Sono stati più di 65 tra confrati e consorelle a recarsi alle urne. Dunque, nel consiglio di amministrazione che coadiuverà il superiore sono stati eletti Bruccoleri Gabriele, Falzone Saro, Buontempo Ignazio e Simona Carbone. Nel collegio dei probiviri sono stati eletti Gelo Carmelo, Rizzo Gerlando e Cacciatore Giuseppe. I consiglieri eletti per il triennio 2015-2017 assumeranno la carica trasmessa alla Curia e al Cardinale Montenegro per l'approvazione ecclesiastica il prossimo 1 luglio. Per tutte le domeniche quaresimali la sede sarà aperta al mattino dalle ore 9.30 alle 12 in preparazione della Settimana Santa e per tutti coloro che intendono essere parte dell'Arciconfraternita. Seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Calcio, un'ottima prova dei ragazzi di mister Vincenzo Feola, regalano 3 punti all'Acragas riuscendo a sbancare il Luigi Pastena per 1-0 grazie ad un gol di Pippo Tiscione, il 5° nelle ultime 3 partite, il 100° della sua carriera. Gli highlights del match vinto a Battipaglia. La capolista Acragas batte una coraggiosa battipagliese allo stadio Pastena grazie ad una punizione di Tiscione. Per i bianconeri, autori comunque di una prova d'orgoglio e di carattere al cospetto di un avversario certamente più attrezzato, si tratta della 5ª sconfitta consecutiva. Da segnalare l'esordio tra le zebrette del centrale difensivo Cirillo, autore di una prova assolutamente positiva. La partita viaggia subito su ritmi altissimi. I siciliani attaccano sin dai primi minuti e danno l'impressione di poter far male ad ogni offensiva. Dopo 3 giri di lancette, Savonarola ha la prima occasione, ma sbaglia l'aggancio. Il break bianconero è in un tentativo di Minnucci, anticipato al momento del tiro al 5° minuto. E in una sgroppata offensiva di Odierna, che percorre 70 metri palla al piede prima di lasciare partire una buona diagonale che finisce al lato. La manovra dell'Acragas è avvolgente, con continui lanci in verticale. La battipagliese si affida al contropiede all'orgoglio di una squadra che pare rinfrancata dalla nuova serenità sociale. Al 12° minuto De Marino compie un doppio salvataggio. Prima respinge una punizione di Tiscione, quindi blocca la respinta a botta sicura di Vindigni. Si fa vedere la battipagliese al 22° con Minnucci, che trova un prodigioso D'Alessandro. Pochi minuti dopo Meloni conclude al lato di testa da pochi passi. I siciliani aumentano il ritmo. Al 27° Catania conclude al lato. Al 29° Meloni toglie la polvere dalla base del palo con un velenoso diagonale. Al 35° Savonarola sfiora il vantaggio di testa. Il gol dell'Acragas arriva al 38° con Tiscione, che direttamente su punizione infila l'incrocio dei pali alla sinistra di De Marino per il gol numero 100 in carriera. La ripresa mostra lo stesso copione. Baiocco ricorda al 13° i trascorsi nel calcio che conta e fa partire un velenoso tiro cross che De Marino smanaccia, con Savonarola che non approfitta della corta respinta. Passano 5 minuti e Meloni conclude da 2 passi a botta sicura, ma trova ancora un De Marino versione saracinesca. I siciliani non hanno più il brio del primo tempo col passare dei minuti, ma i bianconeri non trovano varchi utili in avanti. Ci prova Signorelli, al 37° con una conclusione al volo che finisce di poco alta. Gli ospiti restano in 10 al 42° per l'espulsione di De Rossi e la battipagliese si lancia con fuoco in avanti. Il finale produce le proteste per un tocco di mano in aria di Bonaffini, ma il risultato non cambia. Finisce qui la partita, vince l'Acragas. E sempre per la Serie D, la Tiger Brolo comunica di aver affidato l'incarico di responsabile della prima squadra all'allenatore Angelo Galfano. Il nuovo tecnico ieri pomeriggio ha già diretto il suo primo allenamento. La promozione, la Folgore Selinunte di Castelvetrano si conferma la vice capolista del torneo di promozione Girone A.
grazie al successo ottenuto in rimonta al Toto Russo contro l'Aragona, la formazione del neotecnico Geraldi ha incrementato il suo bottino sull'inseguitrice Libertas Racalmuto sconfitta a Favignana. Sono 8 le lunghezze e domenica prossima, in caso di successo a Castelvetrano proprio nello scontro diretto contro la Libertas, potrebbe portare a 11 le lunghezze ed evitare i playoff per accedere direttamente alla finalissima per il salto in eccellenza. Intanto vediamo le fasi salienti del match vinto ad Aragona domenica scorsa per la 25esima giornata del torneo. Campo una di fronte all'altra, l'Aragona di mister La Bianca e la Folgore Selinunte di mister Geraldi. Il movimento di Privitera che va a raccogliere all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, poi lascia esplodere il sinistro, il pallone che termina alto sulla traversa. Potremmo considerarla la prima vera azione di gioco in questa partita. A mantenere il possesso del pallone c'è una bella conclusione dalla distanza da parte di Valerio Morici. Prova lui a scuotere i propri compagni con un tiro dai 30 metri. Una massiccia dose di caffè ad accompagnare durante l'intervallo il pubblico presente allo stadio comunale di Aragona Totò Russo dopo un primo tempo praticamente soporifero. Parte Privitera il destro, la bella parata di Fulvio Montagna che toglie il pallone dal sacco. A voto campione, attenzione a Privitera, possibilità per l'Aragona, ancora il numero 8, finisce giù un giocatore della Folgore, la conclusione, gran gol di Privitera, cambia il parziale allo stadio Totò Russo di Aragona. Raineri con il sinistro ci prova Manuel Raineri, pallone che termina alto sulla traversa, 5 giocatori rossoneri all'interno dell'area di rigore, 2 subito dietro al rimorchio, parte il pallone dalla bandierina, la sfera che viene allontanata, Marcos D'Amico prova a coordinarsi, la staffilata che si infrange all'interno dell'area di rigore, protestano i giocatori della Folgore, volevano un fallo di mani non ravvisato però dal direttore di gara. Morici pensa ad un traversone per Ferdinando Campione all'interno dell'area di rigore, il tocco delizioso e c'è il pari della Folgore, straordinaria azione, ottima intuizione da parte di Valerio Morici, c'è un contrasto. Il pallone ancora buono con Licata, le prese con un avversario, serie di finte da parte di Licata, poi dietro c'è a rimorchio Thomas Pavone, una conclusione straordinaria, gran gol di Thomas Pavone, destro a giro che non lascia scampo a Agnello, che gol signori, la Folgore ribalta il risultato, Thomas Pavone. Pavone le prese con Lo Bianco, arriva un avversario da dietro, la conclusione che traversa da parte di Thomas Pavone, ha il piede caldo l'argentino. Prova ancora un altro tiro a giro, questa volta è centrale però la conclusione, nessun problema quindi per Agnello. Siamo già all'interno del sesto minuto di recupero e arriva in questo istante il triplice fischio, vittoria numero 16 in stagione per la Folgore Selinunte. E per concludere da parte mia un saluto affettuoso al grande Dino e grazie di tutto. Arrivederci alla prossima Previsioni Meteo. Un saluto agli amici di Trebimeteo da Stefania Cattaneo, vediamo insieme come andrà questo mercoledì in Europa, una depressione abbraccia gran parte dell'Europa centro-settentrionale e qualche perturbazione andrà a toccare anche l'Italia e i Balcani. Dal punto di vista termico le massime iniziano ad essere piuttosto miti e gradevoli con punte superiori ai 20 gradi alle latitudini mediterranee. Approfondiamo la nostra Italia, vediamo ancora tempo tutto sommato sereno al sud ma un iniziale peggioramento con qualche pioggia sparsa al centro nord. Le minime, vediamo nel dettaglio, un lieve aumento tra 4 e 7 gradi fino a 10-13 gradi all'estremo sud e le isole maggiori. Per quanto riguarda le massime, temperature in calo al nord con valori tra i 9 e i 14 gradi, superiori al centro sud fino alle punte massime della Sardegna dei 19 gradi. Nel dettaglio del nord Italia cieli particolarmente nuvolosi, quindi in graduale aumento la nuvolosità con piogge diffuse entro sera, nevicate sui rilievi, vedete oltre i 1000 metri, le maggiori schiarite interessano soprattutto nella prima parte della giornata le coste liguri e anche le coste adriatiche. Al centro Italia un avvio di giornata all'insegna della variabilità con nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati, però dal pomeriggio tende a peggiorare con acquazzoni iniziali da Lazio, Umbria e Marche fino a un maltempo un po' più diffuso proprio entro la serata. Condizioni ancora tutto sommato discrete al sud, un po' di variabilità in particolare in campo, ma vedete cieli ancora abbastanza sereni o poco nuvolosi, invece instabilità in Sardegna. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, trebimeteo.com oppure
scaricate la nostra applicazione.